L'ho visto sabato scorso, no? Due sabati fa, quant'è? Robocop. Robocop, c'ho Robocop a casa, vedi? Senti, tu sei stata una clandestina, sei venuta qui. Sì. Ma parliamo un attimo dei clandestini che vengono, io li vedo belli grassi, è come se li mettessero all'ingrasso prima di farli andare sui barconi, perché io quelli che ho visto... Fortuna che dicono che scappano dalle guerre. E allora? E allora io, c'è un pensiero fisso, no? Che mi... Un uomo bello, cioè non deve scappare dalla guerra, dovrebbe casomai fare la guerra e scappare le mogli, i figli, le madri. Io non vedo le donne che scappano dalla guerra. Non c'è la guerra. Cioè, un uomo giovane, in forma, come fa a dire scappa dalla guerra? E come fate a avere pena di quelli che scappano dalla guerra? Ma state lì a proteggere le vostre famiglie, le vostre mogli. Allora, tu sei una leghista, mi sembra, sì. Sono una leghista. Benissimo, quindi sei razzista. No, assolutamente non sono razzista, perché se venissero le mogli, i figli, i bambini con problemi, sarei la prima ad accoglierlo, e come me tanti leghisti e tanti italiani. Non questi belli giovani che scappano da una guerra che... Cioè, ma andate a combattere la guerra per le vostre famiglie, o no? Certo, hai ragione. Scappare. Facciamo una cosa, ricontinuiamo adesso, ci mettiamo da una parte questo discorso e parliamo dell'immigrazione clandestina, che è stata clandestina, va bene? Va benissimo. Ok. Immigrata clandestina? Immigrata clandestina, ex. No, sei venuta clandestinamente in Italia? Sono venuta, diciamo, non clandestinamente, con un visto, perché all'epoca c'erano i visti così. Però dopo, per il lavoro, ero clandestina, non si poteva lavorare. Le leggi per l'extracomunitario erano una cosa, mica come adesso, cioè tutto per tutti. Lì nel 93 proprio o c'avevi il lavoro, lavoravi, oppure se no via. Io c'avevo paura pure quando si fermava l'autobus per strada, dicevo adesso salgono i carabinieri e arrestano a me. Cioè, perché era così, i clandestini sono clandestini, tu non sei in regola. Quindi tu non eri in regola, ma non lavoravi. Lavoravo e poi c'era Berlusconi che ha dato la prima sanatoria nel 95, abbiamo dovuto fare un sacco di documenti, no? Anche il datore di lavoro, poi ha dovuto prendere, tu pensa, prima doveva prendere delle persone italiane per vedere se sono portate per quel tipo di lavoro. Se non gli andavano bene, poteva fare documenti a me. Bene, tu sei diventata italiana dopo quanto tempo? Sono diventata italiana dopo nel 90, no, dopo, non mi ricordo, 6-7 anni per il lavoro, perché quindi, ho lavorato. Lavoravi, sempre. Quindi sei diventata. E poi mi sono pure sposata con un cittadino italiano, quindi diciamo così, io sono diventata italiana, ma perché l'ho voluto fortemente, perché... Sì. Per la lingua, come hai fatto scuole per caso? Non ho fatto nessuna scuola, la lingua l'ho imparata sul posto di lavoro. Sì, perché c'è molto... Sì, però comunque guarda che non è facile, perché io mi ricordo all'inizio quando sono arrivata, ho pensato, il primo pensiero, non parlerò mai come italiani. Cioè, lo non dicono ce la tutti mai. E poi parlano. Perché poi dopo sul lavoro, se vuoi integrarti, per forza lo impari. Cioè non esiste... Non lo imparo, perché tu lavori qua, c'hai le amicizie qua, certo c'è pure la famiglia, parlerai la lingua tua, però se vuoi lavorare, vuoi vivere in questo paese, bisogna che l'italiano lo parli. Tu sei religiosa, hai una religione? Sono ortodossa, però non praticante, insomma non sono... Va bene, però ortodossa. Mi sono sposata con rito cattolico. Bene, no, ma il punto è questo, noi abbiamo una civiltà, indipendentemente se uno crede o non crede, una civiltà che viene al cristianesimo, anche certo, voi. Anche noi, certo, quindi, l'ortodossismo è sempre certo, cristianesimo. Anzi, è una certo. religione molto precisa e molto, secondo me, ci sono più spirituale. Sono piccole differenze, ma sono, insomma, non entro nei dettagli, sono piccolissime certo. cose. Insomma. Tu hai vissuto sotto Ceausescu? Sotto Ceausescu. Come stavate sotto Ceausescu? Come stavamo? Come stavi? Da una parte bene, perché comunque la dittatura ti dà tutto. Il necessario, non di più. Quindi mangi, hai tutto quanto, sanità? Mangi, oddio, l'hanno ammazzato perché gli ultimi anni non c'era proprio da mangiare, quindi la gente si è stufata. Però c'hai il posto di lavoro. Ecco, la casa. C'hai la casa perché te la passano. Chi lavora c'ha l'asilo. Ecco, questa è una cosa buonissima ecco, che dimmi. Si dovrebbe fare pure ora. La fabbrica c'ha l'asilo suo.
l'asilo nido suo, oppure un gruppo di fabbriche. Ah. L'asilo nido suo, per esempio, io madre lavoro dalle 6 alle 2, io ho l'orario per il mio bimbo dalle 6 alle 2. Entro al lavoro, lo lascio, esco dal lavoro e lo prendo. Quindi là era così. Era una cosa buona questa, questa devo dire era una cosa buonissima, perché mia madre lavorava dalle 6 alle 2, per esempio noi alle 5.45 stavamo all'asilo nido, ci prendeva quando usciva dal lavoro. E con le scuole e con tutto quanto così. Beh, non si poteva parlare, non si poteva, non si la poteva dittatura parlare, non potevi sapere nulla dell'estero, perché noi non abbiamo mai saputo nulla di come fuori, solo quando arrivavano dei parenti fuggiti negli anni 70, arrivavano in Romania con le macchine, con le cose, diciamo, questa cosa è extraterrestri, perché... Sì. Sì. Era così. Però, ci ha tolto la libertà, secondo me per quello l'abbiamo, ci ha tolto proprio... La libertà è una cosa utile. La libertà è la possibilità di muoversi, non potevi uscire dal paese. Una domanda, io posso dire che sei della Lega? Certo, puoi dire, lo devi dire. Ah, va bene, allora... Sono della Lega. Sei iscritta allora? Sono iscritta. Perfetto, alla Lega. Allora, perché una rumena, a parte che sei anche italiana adesso, però voglio dire, la mentalità è rimasta... Perché sei diventata della Lega? Voti la Lega? Hai votato sempre la Lega? Ho votato sempre la destra. La destra, va bene. La destra perché... Berlusconi. Non, Berlusconi, esatto, perché comunque l'utopia sinistra è un'utopia. Infatti, non è possibile che una persona con una testa a posto possa essere di sinistra. Non è possibile. Cioè, immagina. E poi anche perché sono proprio assolutissimamente d'accordo con la linea principale della Lega, che in un paese che non è il tuo devi fare il doppio del lavoro per integrarti e star bene, se vuoi stare qua. Sì. Perché se no, solo per guadagnare, non è il posto tuo. Cioè, se tu vieni qua bisogna che... Ma questa non vuol dire sradicarti completamente, cioè non vuol dire che io non sono più rumena oppure che non parli più la tua lingua, la cultura te la tieni, però io devo abbracciare pure la cultura della gente dove vado, devo abbracciare, mi devo integrare, devo togliermi il cappello, non ridere dietro e fare come cavolo mi pare in un paese che non è mio. E questo non è razzismo, sarei l'ultima che dovrei essere razzista, perché sì, insomma, non è razzismo. Qui a casa mia, se tu vieni, devi parlare la lingua di questo paese. Non è possibile che danno la patente alle persone che non sanno parlare italiano. Ma mi spiegate sta cosa, come si fa? Beh, va bene, ci sono, delle popolazioni che hanno altre culture diverse. Tu. Sì, ma non c'entra la cultura, c'entra il fatto che ovunque vai, se vuoi vivere bene... Non è che io che ti ospito mi devo integrare alla tua cultura o devo... Cioè tu che vieni qua bisogna che accetti come sono io. Sì, certo. Capito? Cioè, certo, ti tieni la tua cultura a casa, nessuno te lo impedisce, la tua religione a casa. Io adesso, non per dire, però il burka io so che è una cosa religiosa, giusto? Beh, no, il burka no, non è imposta, è stata imposta dopo, no, ma però Muhammad, il profeta, ha detto coprire. Però è religiosa solamente. Comunque, sì, beh, le donne oddio, che vanno per strada col burka per non religione. Con il burka, no, devono essere coperti il capo e basta, questo non lo dice il Corano. Quindi il burka proprio non... No, l'hanno messo gli uomini, l'hanno messo così. I maschi per... Allora, nessuno ti impedisce a te, che sei di un'altra religione, di praticare la tua religione nei luoghi di culto, ok? Però... Mi può dare fastidio che io per strada vedo delle persone che si portano la religione appresso? Non mi sta bene. Vabbè, qui siamo democratici in Italia, siamo però, democratici, però, ecco, però se deve essere un paese laico, che le croci nelle scuole non ce le vogliono, deve essere laico per tutti. Quindi, ah, beh, certo. Cioè, se tu le croci nelle scuole non le vuoi, perché le croci, no? Perché se o Gesù o la Madonnina o quello che ti pare, no? Allora manco io voglio la tua religione per strada. Molto interessante. Cioè deve essere, certo, una cosa proprio uguale, perché uguale, se no siete, cioè, sono tutti gli altri che ci sottomettono noi. Quindi tu, capito, parli che la identità
l'identità della, religiosa del popolo che ti ospita deve essere salvaguardata. Ma certo, ma ci mancherebbe, perché sennò così si sradicano proprio le culture, come si fa allora tutti quanti? Io vengo ospite a casa tua, comincio a importi le mie regole, è giusto? Non è giusto, quindi in un paese è uguale. Cioè, mi devo adattare io, certo, non sottomettermi, però adattarmi se voglio vivere qua. Perché sennò il mondo è tanto ampio, ragazzi. Sì, certo. Ci si può andare da un'altra parte. Quindi bene, quindi tu ti sei integrata, stai contenta qui in Italia? Mi sono integrata assolutamente, senza togliere nulla alla mia origine. No, assolutamente. Quindi non rinneghi niente. Assolutamente. Assolutamente, io sono italiana, ho deciso io perché nessuno mi ha obbligato di venire in Italia, certo. Quindi venendo qua rispetto le leggi qua, rispetto la gente che sta qua, rispetto proprio le abitudini e le cose, e poi farò i cavolacci miei a casa mia. Sì, una domanda, che lavoro facevi tu in effetti? Io lavoravo in cucina, in una cucina. Quindi sai cucinare bene? Il rumeno no, italiano, perché ero giovanissima. No, quindi a me piaceva molto però il mangiare, pollo fritto. Cioè, a casa mia cucinava nonna e mamma, invece qua sono venuta per lavorare e ho imparato a cucinare solo italiano. Davvero, quindi, e quindi prendi il marito per la gola, come si dice? Prendo il marito per la gola. Va bene, grazie. Prego. Posto? Sì. Questi sono...